La missione evangelistica della Tenda Cristiana Evangelica Nuova Pentecoste di Aversa presenta Gesù è il Signore. Questo è un programma di edificazione cristiana per tutti. Unitevi alle centinaia di fedeli che tutte le sere si riuniscono per adorare Dio secondo la sua parola, glorificando il prezioso nome di Gesù. Le riprese e il messaggio della parola di Dio sono state eseguite durante i nostri servizi di culto. Seguite questo programma con attenzione e invitate i vostri familiari ed amici a farlo con voi. E Dio vi benedica. Essa è vita e salvezza ed è cibo per la mia anima, Signore. Amo la tua parola. Adesso il pastore evangelico pentecostale Remo Cristallo vi invita ad aprire la vostra Bibbia.
Evangelo di San Marco, capitolo 10, versi da 32 a 45 incluso. A Dio appartiene l'onore e la gloria. A Dio appartiene l'onore e la gloria. Or essi erano per cammino salendo in Gerusalemme, e Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano spaventati, lo seguitavano con timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i dodici, prese a dire loro le cose che gli avverrebbero, dicendo: ecco, noi saliamo in Gerusalemme, e il figliuol dell'uomo sarà dato nelle mani dei principali sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherniranno e lo flagelleranno e gli sputeranno addosso e l'uccideranno, ma nel terzo giorno egli risusciterà. E Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo: maestro, noi desideriamo che tu ci faccia ciò che chiederemo. Ed egli disse loro: che volete che io vi faccia? Ed essi gli dissero: concedeci che nella tua gloria noi sediamo l'uno alla tua destra, l'altro alla tua sinistra. E Gesù disse loro: voi non sapete ciò che vi chiediate. Potete voi bere il calice il quale io berrò ed essere battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato? Ed essi gli dissero: sì, lo possiamo. E Gesù disse loro: voi certo berrete il calice che io berrò e sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato, ma quanto al sedermi a destra ed a sinistra, non sta a me il darlo, ma sarà dato a coloro a cui è preparato. E gli altri dieci, udito ciò, presero ad indegnarsi di Giacomo e di Giovanni. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che coloro che si reputano principi delle genti le signoreggiano e che i loro grandi usano podestà sopra esse. Ma non sarà così fra voi. Anzi, chiunque vorrà diventare grande fra voi sia vostro ministro, e chiunque fra voi vorrà essere il primo sia servitore di tutti, poiché anche il figliuol dell'uomo non è venuto per essere servito, anzi per servire e per dare l'anima sua per prezzo di riscatto per molti. Alleluia. Fin qui la parola di Dio. E abbiamo dato un tema a questo messaggio, che è quello di servire, con un punto esclamativo: servire, servizio cristiano. E ancora il Dio ci darà grazia, esaminando la scrittura, di comprendere qual è la nostra posizione e soprattutto qual è, deve essere la nostra predisposizione, quella di tutti i cristiani che vogliono piacere e vogliono servire il Dio. Vogliamo prima innanzitutto ancora esaminare i primi versi che abbiamo letto. Ci sono i dodici, ci sono i discepoli che stanno seguendo il maestro, o ci sono tanti discepoli oltre i dodici che lo seguono e si stanno avviando per Gerusalemme, e il maestro, il Signore, comunica loro ciò che già era stato annunziato dai profeti nel Vecchio Testamento. Egli dice loro ciò che stava per aspettarlo in Gerusalemme, e da lì da poco tempo che sarebbero successi tutti quegli eventi per le quali ancora egli li preavvisava. Essi avevano timore, dice la scrittura, molti di essi seguivano il maestro con timore, e pare che il maestro abbia detto qualcosa di più, e probabilmente hanno avuto ancora più timore, perché poi alla fine il maestro si deve ritirare solo coi dodici. Cosa dice il maestro? Parla loro dicendo ciò che lo aspettava in Gerusalemme. Cosa lo aspettava in Gerusalemme? L'osanna? Lo aspettava l'applauso delle folle? Quelle folle che avevano inneggiato a lui altre volte: osanna, osanna, osanna.
quelle folle che hanno visto tanti miracoli, quelle folle che hanno visto tante cose meravigliose, quelle folle che hanno gustato la sua parola. No, questa volta in Gerusalemme l'aspettava invece, l'aspettava la conclusione del suo ministero, una conclusione di sofferenza, una conclusione che egli ben conosceva e ben sapeva, una conclusione di brutta sofferenza. Ed egli dice loro: in Gerusalemme io sarò dato nelle mani del popolo gentile, i romani, e ancora io sarò percosso, ingiuriato, sputato nel volto, finché io sarò ucciso. Tutto questo mi aspetta in Gerusalemme. Chiaramente, fratelli miei, è qui che vediamo ancora l'obbedienza del Cristo, vediamo il suo santo servizio. Avrebbe potuto il Cristo risparmiarsi tutto ciò? Ditemelo. Avrebbe potuto? Dice un nostro vecchio cantico: poteva chiamare 10.000 angeli, incendiare il mondo, liberarsi. E lo vediamo anche nella sua attitudine umana, quando Gesù poi successivamente nell'orto di Getsemani, quando ormai era veramente ad un passo tutto ciò che doveva succedere, pochi minuti o poche ore dall'evento, ed egli viveva davanti a sé la visione di ciò che sarebbe successo alla sua vita. Ci ricordiamo la sua umanità, per un istante, quella umanità che sembrava non reggere il confronto, che sembrava non potercela fare. Egli pregò al Padre e disse: Padre, se ti è possibile, trapassa da me questo calice. Era l'uomo Gesù, questo onora la persona di Gesù, sapete? È un passo che ho sempre, è una frase per me che onora e soprattutto che ci rende veramente fedeli, e possiamo avere piena confidenza in Lui, perché in queste parole vediamo la natura umana di Gesù e possiamo dire e affermare che realmente Gesù è stato vero uomo. Ed è stato ed è vero Dio. La sua umanità gli fa dire quello, ma subito la sua parte divina, vedendo le folle che dovevano essere salvate, i cristiani che sarebbero stati acquistati a prezzo di quel sangue, e tante volte io penso forse ha visto anche il mio volto in mezzo fra quelli, avrà detto: se io non muoio anche per questi, costoro non riceveranno la salvezza, non potranno conoscermi. Avrà visto il tuo volto, il nostro volto. Perché aggiunse subito: in obbedienza alla volontà del Padre, per la quale volontà era venuto sulla terra, ma non la mia, la tua volontà sia fatta in me. Dobbiamo imparare molto da questi. Dobbiamo imparare molto da queste frasi, da queste parole, da questo esempio. Oh, abbiamo tanti esempi nella parola di Dio, abbiamo grandi uomini di Dio, abbiamo nel Vecchio Testamento grandi servitori, abbiamo nel Nuovo Testamento tutti quelli che sono stati discepoli, gli apostoli, ma l'esempio principale, lo specchio perfetto è Gesù Cristo il Signore. Amen? Il nostro esempio deve essere Gesù, perché Gesù è stato uomo realmente come lo siamo noi, sottoposto alle medesime passioni, sottoposto ai medesimi tormenti, sottoposto alle stesse esigenze, agli stessi bisogni. Aveva fame come avevamo fame noi, aveva freddo come sentiamo freddo noi o caldo. Gesù è stato esattamente ugualmente a ognuno di noi. L'unica differenza fra noi e Lui è che Lui non ha mai peccato. È stato il giglio della valle. L'espressione giglio sta a significarci la sua purezza e il suo candore. E per noi è ancora la stella del mattino e anche la rosa di Saron profumata. Alleluia! Gloria al nome del Signore. Con gioia parliamo di Gesù, con gioia. E non abbiamo un argomento migliore. E non ne vogliamo argomenti diversi. La nostra gioia è parlare del suo amore
è di parlare di una realtà. Gesù, il cristianesimo non è qualcosa di astratto, non è qualche cosa di intoccabile, qualcosa che molti vogliono elevare a un punto di incomprensione. C'è la comprensione in ogni cosa. Perché? Perché Gesù è stato fatto a misura d'uomo, era chiamato il figliuolo dell'uomo, e noi ben sappiamo che invece era ed è il figliuolo di Dio, figliuolo dell'uomo dal punto di vista perché è venuto come l'uomo, partorito da Maria, vergine per opera e virtù dello Spirito Santo, ma attraverso il corpo di Maria ha rivestito un corpo umano, carnale. Gloria al nome del Signore. Sia benedetto il Dio, sia ringraziato il Dio per il suo grande dono d'amore che ci ha dato. Il grande amore di Dio è manifestato nella persona di Gesù, nel Gesù di Nazareth, nel Gesù del mio cuore, di questa Chiesa, di tutta la Chiesa, della vera Chiesa. Un solo Gesù, vero? Alleluia! Un solo Padre, un solo Figlio, un unico Spirito Santo. Sia benedetto il nome del Signore. E ritornando al passaggio biblico, noi notiamo e troviamo che nonostante tutto, durante il cammino, ecco che due dei discepoli, due che sono fra i discepoli, fra i primi discepoli che ancora si sono accostati a Gesù, che sono stati chiamati, e due nomi che conosciamo molto bene, i figliuoli di Zebedeo. L'uno si chiamava Giovanni, l'altro Giacomo, due fratelli. E chi non conosce Giovanni, l'apostolo dell'amore, se diventerà l'apostolo dell'amore. Io lo chiamo dolcemente e nel senso più buono il ruffiano di Gesù Cristo, colui che stava sempre e gli piaceva stare con il suo capo sul seno di Gesù, alleluia, perché amava il Signore in una maniera particolare. Beh, in quell'occasione forse hanno fatto una sciocchezza, forse si sono espressi davanti a tanti e fanno una richiesta che nemmeno loro stessi possono valutare. Sentono parlare ancora che il Maestro sarà dato a morte, ma Gesù dice: il terzo giorno io risusciterò. Il terzo giorno io risusciterò. E così fu. Gesù risuscitò. Gesù risuscitò e vive. Il Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Gloria al Signore. Ed ecco, parlando di questa risurrezione e della sua ascesa alla gloria, certamente la scrittura non ci fa una descrizione dettagliata, non è possibile. Gesù avrà parlato della sua gloria nei cieli. Gesù ha fatto comprendere quanto è grande e meraviglioso il regno di Dio che inizia nei nostri cuori, ma che si manifesta ancora in quello che è l'universo. Non è così? Alleluia! Non è così il regno di Dio? Comincia nei nostri cuori con l'obbedienza a Dio. Oh, è nei nostri cuori, ma un giorno lo vedremo, quelle vie d'oro di cui parliamo, quei palazzi d'avorio, soltanto per darci un'idea di ciò che in realtà non possiamo nemmeno descrivere. E che poi lo stesso Giovanni descrive nel libro dell'Apocalisse, proprio Giovanni. Ebbene, questi due figliuoli di Zebedeo, in altri punti dice che la mamma è quella che dice questo, o non stiamo a trovare dei dettagli, non vogliamo trovare dei cosiddetti peli nell'uovo, perché molti cercano la parola di Dio, il pelo nell'uovo, e non si cibano invece dell'uovo e di tutta la sostanza. Noi ci cibiamo della sostanza. Amen? Ci cibiamo della sostanza, della sostanza della parola di Dio. E davanti a tutti lo fanno con tanta semplicità. Maestro, ci fai un favore? Con quanta semplicità. Se c'era una furbizia, certamente non avrebbero manifestato quella richiesta davanti agli altri. Diciamolo chiaramente. La persona furba sa quando deve aprire la bocca, sa dove trovare e come trovare la circostanza. In quell'occasione lo fanno in una maniera così schietta. Maestro, dobbiamo chiedere un favore. E che favore? Io credo che il Signore non era prevenuto, come invece siamo molte volte prevenuti noi. Quando qualcuno dice dovresti farmi un favore, già ci mettiamo sul chi va là, non è vero? È la nostra umanità.
Non mi dite che non è così, anche tu che sei di là, non mi dire che non è così. Come qualcuno sta vicino, ti colma di gentilezza e tu già ti aspetti che ti dice: me lo fai un favore? Me lo fai un favore? E già quando senti il favore dici: chissà che mi sta chiedendo, che mi chiederà questo? Chissà che cosa mi chiederà. E sembrava che questo favore fosse una cosuccia da nulla. Con candidamente esse si esprimano in una maniera semplicistica. Non gli chiediamo soltanto questo favore, questo piccolo favore. Signore, maestro, quando saremo nel tuo regno, noi vogliamo sedere una a destra e una alla tua sinistra. Che piccolo favore che avevano chiesto. State a comprendere, comprendete bene che cosa avevano chiesto loro. Oh, è santo ciò che hanno chiesto. Ma hanno chiesto qualcosa di particolarmente impegnativo e particolarmente importante. Sedere alla destra e alla sinistra del Cristo significa avere le posizioni più ambite, essere elevati nella massima altezza possibile nei valori, in quelli che sono i valori. Mi pare niente essere a destra e a sinistra del Maestro. Alleluia! Gloria al nome del Signore. Certamente che Gesù non è venuto soltanto per Giovanni e per Giacomo, e Gesù non amava soltanto Giovanni e Giacomo. Gesù amava tutti gli altri discepoli e Gesù ama anche noi. Alleluia! Certamente Gesù non poteva dire: voi dovete essere voi due. E allora vuol provare un pochettino anche la loro fede, vuol provare un pochino la loro persona, perché egli porta un esempio, soprattutto più che esempio, egli rende evidente a loro ciò che sarà il suo ministero, la conclusione, la sua sofferenza, la crocifissione. Dice: ma voi non berrete il calice che io berrò. Voi non sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato. In questi due termini, e molti potrebbero pensare differentemente, si riferiva al calice di sofferenza e di morte, del battesimo della sofferenza e della morte della croce. Cioè, voi non passerete per questo, voi non avrete ciò che è riservato per me. Ma vediamo che la risposta di questi e di questi due discepoli è una risposta più che positiva. Signore, noi berremo il tuo calice, noi ancora saremo battezzati del tuo battesimo. Non si rendevano conto di quello che dicevano? Forse non comprendevano? Io non credo che non comprendessero, perché Gesù non ribatte il loro modo di dire. Anzi, Gesù dice: certo, certo, voi berrete il calice che io berrò, e voi sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato. Fratelli miei, perché esprime il Signore queste parole? Per quale ragione esprime queste parole? Le esprime come uomo o le esprime nella sua qualità di Dio? In quale qualità egli può dire queste parole ed esprimere a questi due discepoli: certamente voi berrete del calice che io berrò e certamente sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato? E nella sua deità egli sapeva che anche i suoi discepoli che diventavano apostoli, la maggior parte di essi avrebbe dato, se non tutti quanti, escluso l'Iscariota che si sarebbe suicidato, e soltanto Giovanni, del quale il Signore ebbe a testimoniare poi, e sappiamo che fu portato sull'isola di Patmos quale prigioniero, lì ebbe la rivelazione di quello che era la profezia per eccellenza, quello che è chiamata Apocalisse o rivelazione, ma tutto il resto hanno dato la vita per il Signore. E l'hanno data gioiosamente,
volenterosamente. Amen. È così. La storia ne parla. Oh, ancora abbiamo l'esempio di Giacomo passato a fil di spada, e ci sono ancora nella scrittura Stefano lapidato, altri, ma molti ancora. È la storia che ci racconta, è la storia che ce lo dice, che hanno dato, e non soltanto loro, ancora migliaia e migliaia di discepoli hanno dato la loro vita per Gesù Cristo, per quel nome glorioso, e questo fino ai nostri giorni. Ancora continuano tante vite a essere immolate per la fedeltà al nome del Maestro Gesù. Poteva il Signore sceglierne due e dire: mettetevi a mia destra e mettetevi a sinistra. Quell'attitudine, quell'amore, quel servizio attento, quella consacrazione non era appannaggio di soltanto due uomini, ma sappiamo, ed egli lo sapeva più di noi, egli sapeva troppo bene che ancora avrebbe avuto tanti, tanti, tanti discepoli fedeli pronti a dare la vita per il Signore. Io mi chiedo se noi fossimo chiamati a questo, se fossimo pronti a dare anche noi la vita per il Signore. Al di là delle debolezze umane, al di là dei tentennamenti, al di là dei ragionamenti, credo ancora altresì che chi ama il Signore è capace di fare anche questo. Non siete d'accordo, fratelli miei e sorelle care? Io credo che chi ama veramente il Signore, chi realmente l'ha conosciuto, chi realmente vive non nel fanatismo di una religione e non nell'ideologia, ma vive nella vera fede, in un contatto intimo con Dio, in una vita in obbedienza, una vita che dipende da Lui, al servizio santo, una vita di servizio reale. Io credo, fratelli miei, io lo credo che noi sapremo dare anche la nostra vita per il Signore. Certamente Lui ci darebbe le forze dove mancano. Certamente Lui ci darà e ci darebbe lo stimolo e ci darebbe ogni cosa, perché la sua guida è dentro di noi. Sia benedetto il nome del Signore. Certo, voi potete farlo, voi lo farete, ma non sta a me stabilire, non sta a me poter dire chi può stare alla mia destra e chi può stare alla mia sinistra. Non sta a me. E in un'altra edizione dice: sta al Padre mio. Qui parla invece e dice: deciderà chi dovrà decidere. Chi potrà decidere? Io credo che alla destra e alla sinistra del Signore ci saranno miriadi di figliuoli di Dio, di figliuoli di Dio. Amen. Gloria al Signore. Ma fratelli miei, la lezione sta arrivando proprio adesso. La lezione che il Signore vuole impartire arriva proprio adesso, perché loro hanno lanciato quella richiesta, hanno fatto quella richiesta che non hanno valutato quanto importante fosse, e che soprattutto suscitava gelosia, suscitava ancora discussione, mormorio fra gli altri, perché gli altri immediatamente cominciarono a sollevarsi, a dire: ma che siete meglio di noi? Voi siete meglio di noi? Voi fate una richiesta di questo al Maestro? E noi che facciamo? E il Signore nella sua misericordia dovette intervenire a calmare gli animi. E quante volte il Signore deve intervenire a calmare gli animi? E quante volte l'ha calmati gli animi? E la parola di Dio calma gli animi. Alleluia! Amen. E noi abbiamo visto nelle parole del Signore quello che ancora Egli insegna loro. Ma Gesù, chiamatele a sé. Chiamatele a sé. Venite. Venite, calmatevi, parliamone insieme. Adesso vedremo, non vi arrabbiate, non ce l'abbiate con loro. Hanno fatto una richiesta, e l'hanno fatta in una maniera semplice. Era una grande richiesta, troppo grande richiesta, enormemente grande richiesta. Ma calmatevi, adesso vi dirò qualche cosa. Li chiamò a sé, il verso 42 ce lo dice: ma Gesù, chiamatela a sé, disse loro: voi sapete che coloro che si reputano principi delle genti le signoreggiano e che i loro grandi usano potestà sopra esse. Ma non sarà così fra voi. Anzi, chiunque vorrà diventare grande fra voi sia vostro ministro, e chiunque fra voi vorrà essere il primo sia servitore di tutti, poiché anche il figliuol dell'uomo
non è venuto per essere servito, anzi per servire e per dar l'anima sua per prezzo di riscatto per molti. Alleluia! Ecco la lezione cristiana. È una lezione che va a noi. Io credo questo messaggio principalmente è per i cristiani, per i cristiani. Io dico sempre per i veri cristiani, non per i cristiani che sono nati cristiani, per i cristiani che sono diventati cristiani. Sapete questa sottigliezza cosa vuol significare? È un insegnamento chiaro, preciso, biblico. Non possiamo nascere cristiani, possiamo nascere nelle famiglie cristiane, ma cristiani ci si diventa accettando personalmente il Signore. Alleluia. Nella vita degli uomini, ebbene, chi è grande è quello che spadroneggia il potere del denaro, il potere politico, o magari la discendenza di principe e di blasone che viene dal sangue blu ha portato tanti uomini a trovarsi e a trovarsi in una posizione di prestigio. Questa posizione di prestigio porta a comandare, porta a signoreggiare. Il termine è veramente preciso, signoreggiare, cioè dominare, tenere sotto di sé, far fare agli altri quello che è la propria volontà. E quanti ne abbiamo visti di questi principi bizzarri, di questi dominatori che ancora oggi, e lo troviamo in tutti i campi del lavoro, lo troviamo in tante maniere, lo troviamo ancora in tanti stati, gloria al nome del Signore, che dico: tu dipendi da me, tu devi essere sottoposto a me. E tutti dicono: ma quello è grande, quello è grande. Ma non sarà così fra voi, dice il Signore. Perché chi vuole essere grande fra voi, cioè non è peccato volesse essere grandi davanti a Dio, non è, è peccato voler ambire, santa ambizione di essere usati da Dio in maniera eccellente. Voi volete essere usati da Dio in maniera eccellente? Lo volete? Lo desiderate? Amen, anch'io lo desidero. Non è una cosa brutta, non è una cosa indegna, non è peccaminosa, anzi è una cosa bella, però ha una condizione, quella del maestro, quella che dice il maestro: chi vuole essere grande fra voi sia servitore di tutti. Deve essere colui a amministrare tutti, deve essere chi deve amministrare. Se vuoi essere grande nel mio cospetto, dice il Signore, tu devi essere abile a servire. Servire, questo verbo che non piace tanto tante volte ai nostri orecchi. Servire, servizio, servitù. Servire, servizio, servitù. Non piace. Nella natura dell'uomo piace comandare, essere al di sopra, essere il capo. Per l'uomo significa stare al di sopra e non fare niente, farlo fare agli altri. Ma nel senso cristiano significa dare l'esempio, significa camminare per primo, significa lavorare per primo. E questa lezione l'abbiamo imparata, e ancora vogliono imparare tanti cristiani, che si ricordino, e si ricordino di questo, che non si può predicare bene e razzolare male. Non si può dire: io sono il cristiano del pulpito o dell'altare. Non si può dire: io sono il cristiano dentro la chiesa e fuori no. Siamo chiamati a servire tutti, innanzitutto il Signore. Servire il Signore. È umano, la carne vorrebbe comandare, o sentirsi ministro è qualche cosa che, se non si afferra il significato e se non si comprende bene, potrebbe sembrare un vanto di poter avere tanti sotto. No, non è così, perché voi sapete che chi ministra nella chiesa è servo dei servi. Voi avete il vostro riposo, voi avete la vostra tranquillità, voi avete anche una piccola parte di responsabilità. Ma quanta responsabilità c'è per il servitore di Dio, per quello che ambisce a essere grande non negli uomini, ma davanti a Dio. Conoscete questo? Volete essere grandi nel Signore? Vedo che diminuiscono. Volete essere grandi nel Signore? Siate piccoli, siate pronti a servire gli altri. Signore, rendici doni a tutto questo. I discepoli avrebbero dovuto capire già quella lezione, ma il Signore dovette dargliene un'altra. Voglio vedere se vi ricordate quale.
Subito dopo, avviene subito dopo. Avviene, se non sbaglio, proprio durante la cena, no? Stanno tutti e 12 là, stanno vicino al maestro. E il maestro che legge nei cuori, leggeva e legge nei cuori, comincia a vedere che in mezzo di loro, anche se non parlano, probabilmente si sono messi già d'accordo. Chi sarà il capo? Quando il maestro se ne andrà, chi sarà il capo? Chi comanderà? Ma sai, forse è Pietro. Pietro è il più vecchio. Ma io penso che forse è Giovanni. Chissà quante ne avranno detto, ne avranno pensato. Non è così. È umanità questa. Non c'è bisogno di fantasticare. Queste sono realtà, realtà di vita normale. Ancora nelle chiese succede questo, ancora oggi in tante chiese succede. O quando deve prendersi il posto del pastore o di quell'altro, subito nascono. Ma sappiamo che ogni cosa è decretata da Dio. I ministeri da Gesù Cristo e li dà coloro che vogliono essere grandi nella sua presenza, ma vogliono disporsi a servire, a essere servitori di tutti. È bello essere servitori? Sorella, è bello anche essere serventi. Quando hai portato un piatto a tavola e l'hai dato davanti alla tua sorella, al tuo fratello, e l'hai fatto con amore, l'uomo, la donna non ti dirà niente, forse un grazie, se uscirà, uscirà, ma molte volte ti dimenticheranno anche di dirti grazie, ma il Dio ti benedirà. Fratello mio, quando farai qualche cosa per gli altri sarà spontaneo, quando ti troverai a ripulire la chiesa per gli altri sarà spontaneo, quando ti troverai a portare un pulmino per accompagnare i tuoi fratelli in chiesa per gli altri sarà spontaneo, quando qualsiasi cosa farai per gli altri sarà motivo normale, anzi troverai pure chi dà, ma chi glielo fa fare? Ma Dio ti benedirà. Dio ti benedirà perché tu servi tutti, nessuno escluso. Gloria a Dio. E il Signore Gesù capì che quella lezione non aveva tanto funzionato, ce ne voleva un'altra lezione. E il motto del cristiano deve essere al servizio del maestro, servire. Servire significa essere anche utile. Amen, sì o no? Servire significa essere utile. Servire significa poter essere usati. E il Signore parla dei servitori. Tante volte diceva: oh, quando avete fatto, avete fatto, avete fatto, e credete di aver fatto, e credete ancora di aver fatto ancora. Ricordatevi che sarete soltanto dei servi disutili. Oh, forse ci vuole offendere il Signore con questo? No, assolutamente. Per dire: non vi illudete, perché voi quando avete pensato di fare avreste potuto fare molto di più, non l'avete fatto. Amen. Gloria a Dio. E qual è l'esempio? L'esempio che il Signore diede ancora a questi suoi discepoli, a noi stessi. Dopo quella cena cosa fece? Prese una bacinella di acqua. Vi ricordate questo passaggio biblico? Ve lo ricordate? Prese una bacinella d'acqua. Poi prese un asciugatoio. Si cinse. E poi si prostrò ai piedi di ognuno dei suoi discepoli. Ho usato il termine si prostrò per dire si inginocchiò, non per l'adorazione, per un altro lavoro, un lavoro ingrato. Una prassi che è usata ancora in tante chiese, sapete? C'è ancora questa prassi, il lavacro dei piedi, è usato in molte chiese. Certamente noi non usiamo questo, abbiamo compreso che è un esempio spirituale, non materiale. Non è una questione di stomaco, è una questione di anima, è una questione di spirito, alleluia. Ma il Signore voglia benedire quelli che lo fanno con semplicità. Non stiamo a giudicare se è fatto bene o fatto male. Ma il Signore diede questo esempio affinché nessuno dimenticasse. E che cosa fece? Il Signore si piegò e cominciò a lavare i piedi al primo discepolo. E gli altri guardavano, ma che fa? Che sta facendo?
asciuga i piedi al primo e passa con la bacinella al secondo. Ne erano 12, se non mi sbaglio, vero? 12, come le 12 tribù di Israele. 12, gloria al nome del Signore. Passò al terzo. E voi pensate il fermento? Non una parola, sono convinto che non si sentiva, come si suol dire, volare una mosca. E lì il maestro, e passa a quell'altro appresso. E man mano che si guardano quelli che sono stati già passati in rassegna e quelli che devono ancora avere questo esempio che doveva rimanere, deve rimanere e dovrà rimanere nel cuore di ogni cristiano. Ma che fa il maestro? Ma che fa? Un bisbiglio forse si sente. Ma che sta facendo? Chi lo sa? Non comprendiamo, non riuscivano a comprendere. Non c'è più sordo di chi non vuol sentire, non c'è più cieco di chi non vuol vedere. Tante volte l'intelligenza umana sembra che si blocchi quando qualche cosa non conviene. O credete che gli uomini siano cambiati? La natura umana è stata sempre la stessa. Quinto, sesto, settimo, ottavo, nono. Arriva Pietro, eccolo qua. Il famoso Pietro. Il Pietro che non si tiene mai una parola in bocca. Il Pietro esuberante in ogni cosa. O 1,91, Pietro era proprio 1,91. O tanto poco o tanto assai. Le mezze misure non le conosceva. Quanti Pietro ci sono ancora oggi? Gloria al nome del Signore. Era arrivato da Pietro. Signore, cosa disse Pietro? Signore, io non ti permetterò che tu, che sei il maestro, era lì la lezione, tu che sei il Signore, tu che sei chi sei, lavi i piedi a me che sono tuo discepolo, io non lo permetterò. Perché se Pietro fosse stato lui il maestro, non avrebbe mai lavato i piedi a nessuno in quel momento, fino a quel tempo. Lui ragionava di quello che era la sua persona, secondo le cognizioni umane, sociali, il maestro che lava i piedi al discepolo, alleluia. Voi pensate, io che lavo i piedi a Michele, alleluia. Gloria al nome del Signore. Ma il Signore ci voleva dare proprio questa lezione di umiltà, una lezione di servizio, di servitore. Di servitore, di servente. Tu non farai mai questo con me. E Gesù candidamente gli rispose: bene, e allora significa che tu non avrai nessuna parte con me. Che hai detto, Signore? Cosa hai detto? Amava Gesù Pietro, vero? Quanto amava Gesù il fratello Pietro? Quanto lo amava? Tanto. Era debole come tutti gli esseri umani. Prima che il gallo cantava l'aveva già rinnegato, l'avrebbe già rinnegato, ma poi avrebbe pianto amaramente e poi secondo la tradizione avrebbe dato la sua vita sullo stesso mezzo in un'altra maniera. Ma Pietro amava veramente il Signore, lo amava veramente. Lo amiamo veramente. Lo amiamo veramente. Lo ami veramente. Ami il Signore veramente. Veramente è un avverbio che usiamo e usiamo spesso, che ci fa dire sì, realmente, in verità lo amo. Alleluia! Signore, non soltanto i piedi, ecco l'esagerazione. Non soltanto i piedi, ma tutto me stesso. Io devo avere parte con te, che scherziamo? Io proprio non devo avere parte con te. Ma se si tratta di questo, lavami tutto, lavami, fammi lo shampoo, fammi quello che vuoi tu, io devo avere. Come faccio a non avere parte di te? Lo stesso Pietro che un giorno, vi ricordate? Lo Spirito Santo proprio all'inizio lo usò in una maniera bellissima. Quando Gesù disse, non ve ne volete andare ancora voi, quando gli altri si scandalizzavano,
E in quel momento lo Spirito Santo lo usò e gli fece dire: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parola di vita eterna. Quello stesso Pietro, ma era proprio per lui, forse era per gli altri, ma anche soprattutto per lui quella lezione, che poi gli uomini hanno voluto elevarlo in una maniera esagerata, che poi gli hanno attribuito un pontificato, eccetera eccetera. Stiamo a discutere e ne vogliamo nemmeno polemizzare con chi che sia, perché a noi piace la figura del vero Pietro, il vecchio pescatore che diventa pescatore di uomini vivi al servizio del Maestro, alleluia, il quale in quel giorno insieme agli altri finalmente capì che chi vuol servire il Signore non deve pensare di comandare gli altri signoreggiando, essendo despota o portato sulle spalle o adorato, onorato in quella maniera. Vedete, vedete quante cose sbagliate possiamo noi rilevare dalla lettura della parola, dallo studio della parola di Dio. Gli uomini a volte hanno fatto il contrario, completamente il contrario di quella che era la volontà che il Dio manifestava attraverso il Cristo. Pietro capì che doveva servire, essere servo dei suoi fratelli. E tutti insieme dovevano essere servi degli altri fratelli. E noi dobbiamo essere servi dei fratelli. Intendiamo fratelli anche le sorelle, naturalmente. Amen. Chi vuole essere grande fra voi, chi vuole essere grande, sia servo di tutti. Sia servo di tutti. Abbiamo trovato nella storia del cristianesimo, non soltanto fra i discepoli, gli apostoli, abbiamo trovato tanti uomini di Dio che hanno fatto tutto per tutti, hanno speso le loro sostanze, hanno speso i loro anni migliori, hanno dato ogni cosa proprio in virtù di questa parola, di questo insegnamento che non può mancare, che deve far riflettere a chi dice di essere cristiano, a far comprendere che non si può essere mangiacristiani, ma che bisogna essere servitori di Dio. Alleluia! Non si possono sfruttare i cristiani, non si devono sfruttare i cosiddetti cristiani. Dobbiamo essere al servizio del Maestro ed esserlo con obbedienza, abnegazione, servizio costante, servizio fedele, servizio continuo, servendo Lui solo e non due padroni, perché due padroni non si possono servire. E noi abbiamo scelto di servire un solo padrone, vero? Chi è il Signore nostro? Ditelo forte forte con il microfono aperto, voglio farlo sentire un pochino a tutti. Chi è il tuo Signore? Gesù Cristo. A Lui serviamo e per Lui serviamo gli altri. Per Lui sopportiamo tante cose. Per Lui siamo disposti a fare tante cose. Perché il discepolato è una scuola che Lui ha iniziato, ma non è conclusa. L'apostolato non è concluso. Molti credono che si è fermato là, ai dodici. I dodici erano soltanto il punto di partenza, soltanto quello, ma grazie a Dio l'opera del Cristo non si è fermata. Egli risuscitò il terzo giorno, egli mandò il Consolatore, egli continua a benedire i suoi figlioli, egli continua a fare i suoi servitori, i suoi ministri. E troviamo nel libro degli Efesi, troviamo un elenco dettagliato che egli ha costituito per il perfetto adunamento dei santi, ne ha costituiti dottori, pastori, evangelisti, profeti, apostoli. Alleluia! E troviamo che ne ha fatto diaconi e ci sono altri ministeri. E tutti siamo chiamati a questo. Non c'è la scuola umana che può fare questo, ma è una chiamata che fa Dio mediante la potenza dello Spirito, meglio è Gesù Cristo nella persona di Gesù che fa queste cose. Alleluia. E qual è il criterio che egli sceglie per fare i suoi discepoli? Secondo voi qual è il criterio? Guarda le grandi qualità intellettive? Sa riguardare le lauree o i diplomi? Se
fosse stata questa la direttiva di Gesù, non poteva scegliere certamente né Pietro, né Giacomo, né Giovanni, né gli altri. Avrebbe dovuto avere tutti Paolo o Saulo da Tarso. Ma invece Saulo era soltanto uno, Luca il medico ne era soltanto un altro, ma la maggioranza non era in quelle condizioni. Sappiamo invece che c'è soltanto una condizione che riguarda, e riguarda se noi siamo disposti a servire. Credo che il Dio mi stia dando in questo momento una chiarificazione che voglia essere anche la vostra chiarificazione. Non vi illudete, fratelli miei, sorelle care, che ambite. Se ambite santamente, sappiate che il Signore legge nel vostro cuore la disponibilità a servire tutti. È vero che la Bibbia dice all'anziano anche doppio onore, ma l'onore viene proprio dal servizio fedele. Quanto a me, mi sono sempre studiato di servirvi e di servire l'Eterno, il Signore. Il mio desiderio, io credo, di tutti coloro che già ministrano e operano, è quello di essere servi fedeli fino alla fine. I servi. Come dirà il Signore quando saremo vicino al regno dei cieli, quando saremo alla porta? Quale espressione userà il Signore? Quale espressione userà il Signore? Entra, mio fedele. Mio fedele servitore, questo è il termine, servitore di Dio. Una volta ebbi la gioia di ricevere una lettera da un fratello che è in Sicilia, mi piacque molto perché non ho mai ricevuto una lettera così. L'intestazione diceva: scelto da Dio, e portava il mio nome e cognome al servizio del Maestro, alleluia. Anche io stesso molte volte mi pregio di concludere qualche lettera dicendo al servizio del Maestro, ma voglio richiamare quanti lo fanno e non lo fanno nella maniera giusta. Al servizio del Maestro significa al servizio di tutti. Perché? Perché Gesù conclude e dice: anche il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, anzi per servire e per dare l'anima sua per prezzo di riscatto per molti. Avrebbe servito, ma soltanto nell'occasione di lavare i piedi ai discepoli? Quando ministrava gli ammalati, che faceva Gesù? Che faceva quando Gesù ministrava gli ammalati? Non serviva? Serviva. Ma lui ha servito sempre, anche prima del ministero. Qual era il mestiere che lo aiutava a portare avanti la barca dopo la morte di Giuseppe il falegname? Gesù ha fatto il falegname, ha servito sempre. Gesù non ha mai detto: io comando e tutti quanti voi ubbidite, piegatevi. È stata una vita di servizio. Il servo discreto, fedele. Vogliamo essere servi. Serventi, popolo di Dio, ovunque tu sei, ricordati, è imperante nella mia vita e nella tua vita. Dobbiamo dire servire, servire. Vogliamo dirlo insieme? Servire, servire al servizio del Maestro, al servizio di Gesù Cristo, il Signore, benedetto in eterno. Vogliamo alzarci all'impiedi? Vogliamo chinare il nostro capo. Padre d'amore, Padre santo, Padre buono, veniamo a te nel nome di Gesù. Ancora la tua parola ha consolato il mio cuore e io credo anche il cuore di tutti i miei fratelli e tutti coloro che l'hanno ascoltato. Com'è diversa la tua logica con la logica umana? Com'è diversa la tua direttiva rispetto alle direttive umane? Com'è diversa la tua grandezza in confronto a quello che l'uomo reputa grandezza? La tua parola pone fine a tanti dilemmi e a tanti dubbi, a tante perplessità. E questa parola ci ha fatto comprendere e ci fa comprendere
che se vogliamo essere grandi dobbiamo essere piccoli, piccoli nel mondo, ma grandi di statura spirituale davanti alla tua presenza. Padre, benedici tutti i figli tuoi, tutto il tuo popolo, ovunque si trova, tutti coloro che hanno ascoltato il messaggio della parola e hanno detto nel cuor loro: sì, Signore, voglio essere al tuo servizio. Per tanti anni abbiamo servito il mondo, per tanti anni abbiamo servito il peccato nella schiavitù di Satana, ma tu ci hai fatti liberi. E in questa libertà, nel tuo spirito che è libertà, noi vogliamo volontariamente servirti in questa terra e su nel cielo per tutta l'eternità. Grazie Padre, ricevi il nostro ringraziamento, la nostra lode e la nostra adorazione nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Abbiamo trasmesso Gesù è il Signore. A tutti coloro che ci scriveranno invieremo una copia del Vangelo gratuitamente con l'indirizzo della chiesa più vicina. Arrivederci alla prossima trasmissione. Stessa emittente, stesso giorno e stessa ora. Iddio vi benedica. EPA, Edizioni Pentecostali Aversa, la televisione al servizio del Signore.